Lorenzo Cogo, classe 1949, è un appassionato naturalista veneto che ha trovato nella raffigurazione artistica degli animali il modo ideale per avvicinare e studiare il mondo affascinante della fauna selvatica. Aiutato da una tecnica impeccabile e da un'approfondita conoscenza sul campo dei propri soggetti, ha realizzato un gran numero di disegni e dipinti di eccellente qualità, nei quali veramente arte e scienza sono perfettamente coincidenti. Il territorio dove l'artista è nato e cresciuto gli ha offerto innumerevoli occasioni per osservare molte specie di uccelli e altri animali e avvicinarsi allo studio della natura. Il Veneto infatti presenta una straordinaria varietà di ambienti naturali, che va dal comprensorio delle Dolomiti alla laguna di Venezia, passando per gli ambienti delle risorgive della pianura, che è il territorio dove Cogo risiede. L'opera di Lorenzo Cogo rientra in buona parte nella categoria della wildlife art. Il termine wildlife art si potrebbe tradurre alla lettera come arte della vita selvatica, ma si ricorre all'espressione inglese perché tale genere è molto praticato nel mondo anglosassone, mentre non sono molti gli artisti italiani che lo coltivano. Esiste in realtà la meritoria Associazione Italiana per l'Arte Naturalistica, AIPAN, della quale Cogo è socio sin dalla sua fondazione nel 1999. L'ambito dell'arte naturalistica comprende anche la rappresentazione di esemplari di fiori, insetti e altri animali senza il contesto ambientale, come in questi studi di un antilope Nyala, di un martin pescatore e di un ghepardo realizzati da Cogo. Rispetto al vasto campo dell'arte naturalistica, quello della wildlife art costituisce un ambito più particolare. Tipiche opere di wildlife art sono le rappresentazioni degli animali selvatici nel loro ambiente naturale e negli atteggiamenti loro propri, come si vede in questa bellissima tavola di Cogo che rappresenta la gallinella d'acqua in cova nel suo nido galleggiante in mezzo alla vegetazione di un piccolo corso d'acqua. Perfetta la resa dell'ambiente, dei colori, della luce estiva, che illumina il tranquillo angolo di natura raffigurato. E, da un punto di vista storico, possiamo dire che la rappresentazione degli animali nell'arte, pur conseguendo in passato risultati talvolta eccellenti, non prevedeva in origine una corretta raffigurazione anche dell'habitat frequentato dalla specie raffigurata. Già nella lontana preistoria, nel Paleolitico, sono documentate immagini artistiche di straordinario realismo di animali selvaggi, come questo bisonte della famosa grotta di Altamira, in Spagna, dipinto circa 15.000 anni fa. E tuttavia non vi sono tracce di una rappresentazione dell'ambiente di vita del bisonte. Animali raffigurati in modo estremamente accurato sono variamente presenti nell'area antica, mesopotamica, egizia, romana. Ma sono rare e comunque approssimative le raffigurazioni dell'ambiente naturale degli animali. Poi nel Medioevo prevale per molti secoli una visione essenzialmente simbolica degli animali, nella quale il realismo morfologico era trascurato. Un ritorno di interesse per l'osservazione della natura si registra negli ultimi secoli del Medioevo. Nel 400, ad esempio, Pisanello ha realizzato un gran numero di eccellenti ritratti di animali, come questi studi di un basettino, nei quali comunque manca il contesto ambientale. Questo tipo di raffigurazione degli animali, che si perfeziona nei secoli successivi, può essere qualificato come arte animalistica, ma non è ancora wildlife art. Ancora nella prima metà dell'Ottocento, eccellenti ritratti di uccelli sono presentati, come in questa tavola di Jacques Barrabin, che ritrae un uccello del paradiso, con l'esemplare posato su un ramo generico, una sorta di trespolo, a riprodurre con ogni probabilità un animale impagliato. Un ruolo importante nella nascita della wildlife art deve essere, a mio parere, riconosciuto, seppure indirettamente, all'opera di Charles Darwin. Questo non per la sua attività artistica, che non esercitò affatto,
e il suo fondamentale saggio On the Origin of Species non ha illustrazioni di animali, ma per il suo fondamentale contributo nel mettere in evidenza l'importanza dell'ambiente di vita, l'habitat, nella sopravvivenza degli individui e nell'evoluzione delle specie. Questa nuova visione degli animali, strettamente dipendenti dal loro ambiente di vita, ha certamente contribuito a indirizzare gli artisti e i naturalisti verso la rappresentazione della vita selvatica nel suo corretto contesto ecologico. Non è un caso se la wildlife art si afferma solo dopo Darwin, dalla fine dell'Ottocento, con artisti come lo scozzese Archibald Thurburn, di cui vediamo qui una beccaccia, che è uno dei suoi soggetti preferiti, essendo Thurburn un cacciatore, e lo svedese Bruno Liljefors, ecco un suo dipinto con una lepre che corre sulla neve. Nel Novecento, poi, grazie agli studi di Conrad Lorenz, Nico Tinbergen e molti altri studiosi, un ulteriore sviluppo della zoologia ha riguardato il comportamento animale, il cui studio ha preso il nome di etologia. Questo ulteriore progresso ha portato a una maggiore attenzione per gli atteggiamenti, posture e interazioni sociali degli animali, e questo si è riflesso anche nella loro rappresentazione artistica nel contesto della wildlife art. Lorenzo Cogo, da esperto e consapevole naturalista, si inserisce in questa tradizione artistica particolarmente apprezzabile, perché unisce la creatività e la tecnica alla fedeltà naturalistica. Il dipinto diventa quindi opera d'arte, ma nel contempo costituisce un documento, un'illustrazione scientifica. Il metodo di lavoro di Lorenzo Cogo prevede innanzitutto l'attenta osservazione in natura dei propri soggetti, specialmente uccelli, mammiferi e insetti. Osservazione accompagnata da schizzi che aiutano la memoria. Naturalmente anche le fotografie degli animali costituiscono un'importante documentazione di riferimento, ma l'opera pittorica è comunque sempre il risultato di un processo creativo originale, per quanto teso a proporre una situazione realistica. In molti casi i dettagli di forma e colore vengono osservati da Cogo grazie alla sua attività di inanellatore, utilissima, come è noto, per lo studio delle migrazioni degli uccelli. Importante è stata anche l'attività di tassidermista praticata da Cogo per molti anni. Diversamente da tanti altri naturalisti e artisti, Cogo tuttavia non è mai stato cacciatore, ma ha approfittato di ogni occasione per osservare e ritrarre attentamente esemplari di uccelli deceduti per le cause più diverse. Uccelli del nostro territorio, come la garzetta, di cui vediamo in questa accuratissima tavola uno studio del piumaggio con le riproduzioni della morfologia di singole penne, oppure esotici tenuti in cattività, come questo fagiano dorato riprodotto in tutti i suoi dettagli. Questi measured drawings, come li chiamano gli anglosassoni, cioè disegni eseguiti con fedeltà biometrica, consentono di acquisire una perfetta conoscenza dell'anatomia e dei colori degli uccelli, fornendo informazioni utili per ogni altra illustrazione degli stessi, magari nel loro contesto ambientale. È una pratica, questa dei measured drawings, che è stata frequentata in particolare da Charles Tunnicliffe, uno straordinario wildlife artist inglese del secolo scorso, una fonte di ispirazione per il nostro Cogo. Lorenzo Cogo, che come si vede si trova in sintonia soprattutto con il mondo dell'illustrazione ornitologica britannica, ha stretto amicizia con Bruce Pearson, che vediamo qui insieme a Cogo nell'Osi WWF di Orbetello nel 2010. Pearson è un celebre artista naturalista giramondo che ha visitato gli ambienti naturali più vari del globo, di tutto il globo, portandosi dietro in uno zaino il suo atelier di pittore. E lo stesso Cogo, per osservare e ritrarre tante affascinanti specie esotiche nei loro habitat, ha effettuato numerosi viaggi in Africa, Asia, America e Nord Europa. Vediamo ora alcune opere di Lorenzo Cogo in una sorta di galleria virtuale, esemplificativa della sua produzione. Qui vediamo una civetta in una giornata nebbiosa. Ascoltiamo dalle parole dell'autore la storia di questo esemplare. Una grave minaccia, dice Cogo, per i rapaci notturni
è costituita dai veleni impiegati nelle derattizzazioni. Malgrado sia regolato da norme precise, questo metodo per il controllo dei roditori continua a costituire una causa del declino di tutti gli strigidi, che anzi trovano nel roditore intossicato, i cui riflessi vengono rallentati dal veleno, una facile preda. A distanza di un mese, dopo essere riuscito a salvarlo da una intossicazione e disegnarlo prima di restituirlo alla natura, questo esemplare è ricomparso nel mio vigneto in un nebbioso pomeriggio invernale, lasciandosi avvicinare fino a toccarlo, e poi è fuggito con volo radente lungo i filari, scomparendo nella caligine. Evidentemente non ho potuto fotografarlo, ma alcuni schizzi e la comodità di potermi sedere davanti alla vite dove si era posata per poterla disegnare mi ha permesso di ricostruire la scena. In questo dipinto del 2014 vediamo una femmina di voltolino con due pulli, osservata in una ex cava di argilla dove si era potuto formare un ambiente umido adatto alla nidificazione di questa specie, il cui habitat è oggi molto ridotto. La vegetazione palustre è l'ambientazione anche di questo tarabuso osservato nel veneziano. Si tratta di una specie divenuta piuttosto rara e di non facile individuazione per il suo piumaggio mimetico adatto a nasconderlo nei cammeti che costituiscono il suo habitat di elezione. In questo dipinto di Kogo sorprendiamo un falco pescatore con la sua preda, osservato nell'isola di Cayo Largo, presso la costa di Cuba. L'artista ci racconta la nascita di questa sua opera. L'isola di Cayo Largo è una ex base militare, oggi convertita al turismo. Nell'isola non ci sono acque dolci di superficie e questo falco pescatore era solito farsi ogni giorno il bagno nelle pozzanghere che si formavano dopo le frequenti piogge sul bordo della pista dell'aeroporto. Incuriosito da questo comportamento, un giorno decisi di seguire i suoi spostamenti, arrivando sotto il traliccio dipinto in questa tavola, da cui il maschio, che aveva appena catturato un piccolo barracuda, mi stava guardando per nulla intimorito. In quest'altra bellissima tavola, ancora un falco pescatore, in questo caso oggetto di un attacco, mobbing si dice con termine inglese, da parte di una gazza. Il dipinto nasce da un'osservazione effettuata in Scozia nel 1994. Ci racconta l'autore. Alcuni dipinti sono composti da appunti e ricordi. Altri, come questo, provengono da un evento improvviso che si è impresso nella mente. Questo particolare avvistamento è avvenuto nel nord della Scozia e sebbene abbia usato alcuni schizzi fatti a tavolino per verificare i dettagli dei due animali, la composizione di questo lavoro è nata dall'immagine impressa nella mente. Il falco pescatore, pur essendo una specie cosmopolita, non è mai molto comune e il suo avvistamento è un evento piuttosto raro. L'ultima cosa che mi sarei aspettato dalla visita alle Highlands era quella di incontrarlo. Il suo piumaggio, dalle copritrici marginate di bianco, indicava chiaramente che si trattava di un giovane al secondo anno di età. Era posato su una roccia sul bordo di Loch Gerv e teneva tra gli artigli una trota. Ad attirare la mia attenzione fu lo schiamazzo di alcune gazze occupate nell'azione di mobbing. E qui vediamo una femmina di edredone in cova, con il piumaggio molto adatto a nasconderla tra le rocce dove nidifica. Kogo ha qui raffigurato un esemplare osservato all'inizio dell'estate del 2018 in Islanda. Era molto confidente, tanto che è stato possibile avvicinarla e scattare alcune fotografie che sono servite come riferimento per la realizzazione del dipinto. Un'altra specie osservata dall'artista in Islanda è la moretta arlecchino, della quale vediamo qui un acquerello con una coppia di queste anatre molto belle. E in questo dipinto molto scenografico l'artista ha voluto mostrare il paesaggio che i fischioni sorvolano quando a settembre raggiungono la laguna di Venezia per trascorrervi l'inverno e le insidie che possono attenderli, in questo caso un falco pellegrino, e la complicità di tre avocette che allarmano.
Qui Lorenzo Cogo rievoca una scena osservata sopra le barene delle giare, nella laguna a sud di Venezia. Un velocissimo lodolaio insegue due rondini che tentano di sfuggirgli. È una composizione in cui la precisione descrittiva non va a scapito della resa dell'animazione della scena. Ascoltiamo dalle parole dell'artista l'origine di questo dipinto. Bass Rock è un'isola che sorge a 2 chilometri al largo della costa orientale della Scozia, nota per la colonia di sule che ospita. Mr. Barr era diventato famoso perché con la sua barca portava i turisti sull'isola. Dal porticciolo di North Berwick salpava di mattina solo col bel tempo, che per lui non voleva dire tanto che splendesse il sole quanto che il mare fosse calmo. E infatti nell'isola disabitata non esiste un porto vero e proprio, ma una scalinata sulle rocce che rende l'approdo impossibile col mare mosso. Nel giugno del 1994 ci portò la mattina presto e ci venne a prendere alla sera. Fu un'esperienza straordinaria anche per nostro figlio Giacomo, che aveva 6 anni ed era alto quanto una sula, e per me fu l'ispirazione per questo dipinto ad olio di sule a distanza tale da poterle accarezzare. Mai fino ad allora mi era capitato di incontrare uccelli selvatici che mi accordassero una simile confidenza. Tornato a casa mi misi al lavoro e, trattandosi di uccelli di grandi dimensioni, decisi di utilizzare come medium l'olio per la sua brillantezza e come referenti le decine di foto scattate durante quella indimenticabile giornata. Ed eccoci invece in un ambiente completamente diverso, la foresta pluviale del bacino del Rio delle Amazzoni. E qui vediamo un'aracari dal collare, una specie di tucano, che Lorenzo Cogo ha dipinto da acquerelli e tempera mentre si ripara dal sole all'ombra delle grandi foglie di una cecropia, i cui frutti costituiscono un nutrimento per questa specie. La tavola è stata realizzata sulla base di appunti presi durante i viaggi in Sud America effettuati dall'artista. Ecco, per un artista la straordinaria ricchezza di colori del tacchino ocellato è un soggetto fantastico. Lorenzo Cogo li ha osservati in Guatemala, nel Parco Nazionale Tikal, ed è riuscito a rievocare in modo efficace nella sua tavola il ricordo di quella esperienza. Beh, gli uccelli sono meravigliosi, ma il fascino dei grandi felini, come questo leopardo, è innegabile. Cogo lo ha ritratto basandosi su osservazioni e fotografie realizzate nella riserva di Amboseli, in Kenya, nel 1979. Non sempre comunque per scoprire aspetti meravigliosi della natura è necessario raggiungere luoghi lontani. Questo podalirio, una delle più belle farfalle italiane, dipinto da acquerello e tempera nel 1995, è una specie ancora piuttosto comune nelle nostre campagne, dove vive il nostro artista, che ne ha saputo cogliere la bellezza con grande sensibilità. Quel senso del lavoro artistico di Lorenzo Cogo è probabilmente questo: esplorare il mondo della natura attraverso la pittura e tentare nello stesso tempo di preservare, attraverso le loro immagini pittoriche, gli animali più affascinanti, che spesso non siamo in grado in natura di proteggere a causa della distruzione del loro habitat. Il nostro artista si dice scettico circa la possibilità di promuovere la conservazione della natura attraverso le sue opere d'arte. Ma personalmente credo invece possano dare un contributo importante anche con questo obiettivo.